Abbiamo parlato della nuova Europa che emerge dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, l'Europa dei paesi slavi, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, ecco, questi paesi che emergono dalla fine dei grandi imperi, l'impero ottomano, l'impero austriaco, austro-ungarico, e poi un'Europa che è stata un po' dimenticata e poi è stata inserita nel blocco sovietico dopo la Seconda Guerra Mondiale e che è riemersa nell'89, dopo la caduta del muro di Berlino, e con una sua vitalità e anche con delle forti speranze nella nuova dimensione dell'Unione Europea, ma che adesso è un po' un'Europa disincantata, disorientata, perché da questa nuova dimensione non ha raccolto i frutti sperati. Ecco, le grandi mobilitazioni che si erano avute nell'89 nella Germania orientale e in Cecoslovacchia, no? Pensiamo a Piazza Venceslao con il ritorno di Dubček, con Václav Havel, aveva mobilitato centinaia di migliaia di persone nella speranza anche che la caduta del comunismo potesse costituire una nuova possibilità, ecco, di sviluppo economico, di sviluppo sociale. Diversamente, l'Unione Europea, l'Europa occidentale, ha un po' considerato questa parte dell'Europa come una terra di conquista, ecco, per cui c'è stata una forma di colonizzazione, ecco, e si è creata una situazione di subalternità nei confronti dell'Europa occidentale. Ecco, pensiamo anche a tutte le forme di delocalizzazione che sono state sviluppate dalle aziende occidentali. E perché appunto lì si poteva sfruttare meglio la manodopera locale che era a prezzi più bassi, no? A costi più bassi. E quindi ecco, loro si sono trovati in una situazione di miseria, di difficoltà crescente, di pauperizzazione crescente, mentre molte imprese, molte aziende sono state acquistate o da occidentali o addirittura da ex dirigenti comunisti che avevano il capitale per poter poi creare queste nuove aziende.